Grazie Paola. Quella che vi raccontiamo adesso è un'altra storia di una donna che combatte contro una malattia. La sua diagnosi è arrivata un po' tardivamente perché questa donna, che si chiama Mariella Russo, combatte contro una malattia rarissima. MCS è l'acronimo britannico, inglese di questa malattia, cioè Multiply Chemical Sensitivity, la sensibilità chimica a tutto praticamente. In altre parole, la signora è allergica a qualunque prodotto si usi, quindi non potrebbe vivere. Infatti il pericolo è che si muore se non si interviene subito. La signora sta combattendo prima di tutto, oltre che con la malattia, una battaglia contro la burocrazia e contro leggi un po' stupide. Vediamo questo servizio. Mariella Russo ha 28 anni, è nata a Catania, vive a Ragusa, sposata con un figlio. È una donna coraggiosa e forte. Soffre di una malattia rara, MCS, sensibilità chimica multipla, una sindrome infiammatoria tossica i cui sintomi fanno pensare ad un'allergia. Ha iniziato a star male a pochi mesi di vita dopo il primo vaccino. Il suo vero calvario è stato diagnosticare la malattia. Da Ragusa a Catania, poi finalmente a Roma, al Gemelli, le parlarono della MCS, sensibilità chimica multipla. Ma le dissero anche che per la sua malattia in Italia non aveva diritto a nulla. Tutti i test allergici fatti le regalarono una totale intolleranza alimentare. Scoprì poi che un dottore di Roma, il professor Giuseppe Genovesi del Policlinico Umberto I, studiava questa malattia e le consigliò Londra come destinazione per le cure. Il primo viaggio lo ha fatto con un aereo di Stato, costato quasi 50.000 euro. La regione le rimborsa l'80% delle cure mediche, tutto il resto è a carico del malato. Che mi vengano riconosciute le cure per intero, perché io per curarmi, per curare la mia MCS, mi devo recare ogni 3 mesi in Inghilterra. Oggi Mariella sta molto meglio, ma lei insieme a suo marito hanno contratto molti debiti per le cure e le medicine che le servono. Ha bisogno di aiuto. Noi possiamo soltanto provare a immaginare come sia la vita di una persona che non può avere contatti fisici con nessuno, amici, parenti, ma nemmeno con... non può toccare il proprio figlio, neanche il proprio marito, perché la vicinanza con qualunque cosa, animata o inanimata, le può causare una reazione allergica che potrebbe avere effetti terribili, addirittura potrebbe portare alla lunga alla morte. Ne parliamo con Giuseppe Spataro, che è il marito di Mariella, che è qui con noi, ben arrivato. Buonasera. Con Giuseppe Veronesi, il professor Giuseppe Veronesi, lo avete sentito? Genovesi. Prego? Genovesi, chiedo scusa, c'è il nome sbagliato. Giuseppe Genovesi, che avete sentito dal servizio, è uno dei pochissimi luminari italiani che si occupa di questa vicenda, del Policlinico Umberto I, è responsabile del Centro Regionale per la Sensibilità Chimica Multipla, e con Paolo Borrometti. Paolo Borrometti è un collega dell'Agenzia Italia che da anni segue questa storia. Allora, prima di dare la parola ai nostri ospiti, vorrei andare subito da Mariella, che è collegata con noi dall'ospedale Breakspear di Londra, in Inghilterra, dove si deve recare, lo avete sentito alla sua stessa voce, periodicamente per le cure. Come sta? Buon pomeriggio, ben arrivata da noi. Ci sente? Sì, mi sento, però non vi vedo. Non importa, facciamo conto che sia una telefonata. Noi la vediamo bene, è chiaro ed è bellissima. Complimenti. Grazie. Come sta? A vederla lei sembra il ritratto della salute. Sì, lo dico tutti. No, sto abbastanza bene, voglio dire che sto bene. Ora, questo qui per me è un periodo non facile, perché affrontare le cure mi prova un po', mi crea un certo stress, però va bene. Senta, io ho detto all'inizio che questa è una sindrome non soltanto molto rara, ma difficile da capire, uno non si accorge subito di averla. Lei quando è, dopo che calvario, diciamo, di analisi è riuscita a capire che tipo di malattia avesse? Ma praticamente da tutta la vita, sin da quando ero adolescente, sono stata curata con malattia psicosomatica. Poi quando la situazione un po', diciamo, si è aggravata, ho cominciato ad avere disturbi respiratori e stavo male a contatto con tutte le sostanze chimiche, mi sono rivolta a Roma al professore Genovesi, ma sono arrivata a lui dopo almeno 2 anni di ricerche. E ho girato tantissimi ospedali in tutta Italia. Nessuno mi sapeva dire cosa avessi.
Ma quali erano, che sintomi ha una persona con una malattia come la sua? Ma i sintomi quelli più gravi per me, i primi erano quelli respiratori, cioè a contatto con i profumi e con tutte le sostanze chimiche avevo subito l'asma oppure mi si chiudeva la gola, e poi capogiri, insomma problemi anche neurologici, anche importanti a volte, perdevo il senso dell'orientamento. Quanto tempo ci ha messo, signora Marella, a capire che cosa aveva? Quanto tempo ha impiegato? Tanto, da quando la malattia si è aggravata tanto, più di 2 anni. Senta, da quanto è che non vede il suo bambino? Che non è, cioè, io immagino che una cosa che le manchi molto è avere il contatto fisico con suo figlio. Dunque, adesso io sono che non lo vedo 3 settimane perché sono 3 settimane che sono qua. Però posso dire che... Mi sente? Sì, perfettamente. Posso dire che da quando sono qui, diciamo, mi curo, mi sottopongo alle terapie che... all'immunoterapia a basso dosaggio, riesco ad avere una vita più normale, ad abbracciare anche mio figlio. All'inizio questo per me era impossibile, riuscire ad abbracciare mio figlio se era stato a contatto con qualcun altro che aveva magari tessuti, che aveva profumo nei vestiti. Certo. Resti con noi, signora Marella. Sì. Signor Giuseppe, noi abbiamo detto prima che una parte delle spese è a carico del Servizio Sanitario Nazionale, tra il 70 e l'80%, ma tutto il resto forse anche meno, mi pare di capire. Allora, purtroppo sì, esiste una legge ministeriale DM389 dove prevede il riconoscimento, dove ti danno il contributo economico dell'80% dei farmaci che rientrano nel nomenclatore italiano. Cioè, se l'ospedale ti va a applicare un farmaco che non è nel prontuario, lei se lo deve pagare di tasca sua. Per intero, senza contributo. E sono farmaci cari, posso immaginare? Abbastanza. Poi abbiamo il 60% del vitto e alloggio che paga la regione, e il servizio interprete è totalmente a carico nostro. Il discorso servizio interprete, una clinica come il Breakspear a livello mondiale, altamente specializzata per la cura di queste Ci sono malattie. Soltanto 2 centri, vero? Poi lo chiediamo al professor Genovesi che curano questa Chiaramente, sindrome. Chiaramente la clinica, non avendo un interprete, dove l'organismo, facendo l'immunoterapia a basso dosaggio, i vaccini, sei in continua stimolazione del sistema immunitario, quindi può avere anche reazioni durante questo percorso. Se non hai una persona pronta per qualsiasi esigenza a poter parlare con loro, non ti accettano come ricovero. Ci è arrivata mentre stavamo presentando questo caso, il caso di un'altra malata, si firma Pulcematta, insomma è un nomignolo, un nickname da siti web, insomma. E dice: grazie per l'attenzione che state prestando a questo caso, non è soltanto... Alla signora Mariella ce ne sono altri di casi, perché si dice malattie rare, ma le malattie rare poi quando colpiscono migliaia di persone diventano malattie a tutto tondo, e anche una sola persona colpita da una malattia di questo genere ha diritto alle migliori cure possibili. Quindi altro che malattie rare. Voglio segnalare anche che c'è dal blog di Beppe Grillo un appello per aiutare Mariella Russo, che è affetta da questa grave malattia. Abbiamo cercato di sollecitare la regione, dice il Movimento 5 Stelle della Sicilia, ma arrivano soltanto pessime notizie, e abbiamo deciso di aprire un conto Capipal. I consiglieri regionali doneranno un gettone di presenza, le spese per le cure ammontano sui 1.000 euro al mese, ma io temo che le spese siano superiori a queste segnalate dal Movimento 5 Stelle. Allora, così? Purtroppo quanto sì. Costa? Allora, cura di ogni ricovero, perché varia ogni volta a seconda del percorso terapeutico che si deve effettuare, può variare dai 20 ai 25 mila euro, compreso tutto l'iter, ecco, corso terapeutico e interprete. Voi vi siete indebitati? È abbastanza. Lei che lavoro fa? Io sono dipendente presso una concessionaria auto. Non le chiedo quanto guadagni, perché posso immaginare che non Ma è che... Un dipendente è che, classico. Un dipendente sono... classico, insomma, vabbè. Con lo suo stipendio, sua moglie lavora? No. Mariella non lavora, quindi tutto sulle spalle sue. Tutto sulle spalle mie, indebitato fino al collo, ecco come si dice.
e ha da 2 anni e mezzo che abbiamo seguito questa pista del Breakspear, dove grazie a Dio abbiamo avuto dei infatti miglioramenti. Noi abbiamo visto la signora Mariella, viva Dio, insomma ha un bellissimo aspetto e, sì, sta bene adesso. Però attenzione, questa malattia, c'è anche da dire che qualora tu non vai a effettuare la cura desensibilizzante, l'immunoterapia a basso dosaggio dove nascono i vaccini, l'organismo si ritorna a rintossicarsi pian pianino. Ho capito. E qui allora veniamo a lei, professor Genovesi. Intanto, perché la signora Mariella è dovuta finire in Inghilterra, visto che lei è il massimo specialista italiano di questa sindrome? Non mi rallegro di essere da solo, perché è il problema fondamentale. E forse quello è il problema. È il grosso problema. Intanto una precisazione, questa non è affatto una malattia rara. Si parla di malattia rara. Infatti quando, lo diceva anche la signora, esatto, che testimoniava. Quando parliamo di un caso su 5.000 abitanti, sì. Qui abbiamo le proiezioni dell'NIH, parlano del 4-5%. Sulla popolazione mondiale? Della popolazione, esattamente. E quindi questo implica che in Italia ci sia un numero cospicuo e che sia sottostimato, perché i colleghi non conoscono. Non riescono neanche a individuarla, magari la curano come asma, allergica. La curano come asma o peggio ancora la identificano come malattia psichiatrica, non certo. Essendolo effettivamente. Assolutamente. Certo. Questo solo per il fatto che i percorsi diagnostici che vengono proposti, sì, spesso non presentano particolari alterazioni, perché le caratteristiche metaboliche che questi, sì, pazienti hanno vanno identificate con altre tipologie di indagini. Professore, mi perdoni la curiosità, per cercare di capire, lei non è meno qualificato dei suoi colleghi britannici e dei suoi colleghi inglesi che curano la signora Mariella e potrebbe lavorare tranquillamente al Breakspear Hospital alla pari dei suoi colleghi. O negli Stati Uniti, dove c'è un altro centro generale. Perché lei non riesce a dare la cura qui? Questo è un problema annoso, perché io ho cercato di far presente da anni il fatto che, essendo queste terapie e questo percorso diagnostico assolutamente eseguibile anche in Italia, è richiesta semplicemente, più che il know-how, perché si può acquisire facilmente, è richiesta all'organizzazione, che può essere gestita tranquillamente, certo, in molti ospedali qualificati, ma all'inizio basterebbero pochissimi ospedali per poter consentire di coprire le necessità della popolazione italiana. Manca purtroppo un sufficiente interesse politico nel merito, perché le modalità sono effettivamente molto semplici. Peraltro, le spese che le regioni si accollano per, sì, gestire le terapie di questi pazienti sarebbero più che sufficienti per poter gestire invece un centro qui, da noi. Assolutamente, certo. Quindi rimane un mistero. Io penso che non sia molto un mistero. Questa è una malattia che mette il dito nella piaga dell'inquinamento ambientale. E l'inquinamento ambientale è un, certo, problema molto difficile da gestire politicamente. Giuseppe Borrometi, che è il collega dell'agenzia, anzi, dell'Agenzia Italia che vi ho presentato poc'anzi, si occupa di questa storia, l'ha quasi scoperta lui, insomma, l'ha portata all'onore della cronaca da qualche tempo. Com'è che ti sei appassionato così tanto a questo caso? Sono appassionato perché intanto questa storia, più che appassionare me, ha fatto appassionare la collettività iblea prima, siciliana poi, del web oggi, che ha, nel vero senso della parola, adottato Mariella. Mariella è diventato un caso nazionale, lo è diventato appunto perché, come diceva il professore Genovesi, non è possibile che la politica si dimentichi di queste persone. E quindi il web certo, si è stretto attorno a Mariella e l'ha adottata. Da qui è nato l'appello di Beppe Grillo, da qui sono, certo, nati tantissimi appelli. Ma è questo, non si può dimenticare queste persone, non si può dimenticare Mariella. Mariella ha una famiglia splendida, voi la dovreste vedere nel quotidiano. La seguiremo. Mariella è una bellissima mamma e Mariella, che oggi sta bene, ha questa forza d'animo meravigliosa che fa apparire, sì, la ed sua è giovanissima malattia, peraltro, 28 anni, una ragazza. Che fa apparire la sua patologia come assolutamente blanda, invece non, sì, è così, perché io che spesso vado da loro vedo le difficoltà che Mariella ha proprio nella vita di tutti i giorni, ed è questa la cosa bella, ed è questa la cosa che la gente, Giuseppe, ha capito. Giuseppe, quanti anni ha il vostro bambino? 9 anni.
9 anni, quindi voi sposati giovanissimi, ma proprio ragazzini. Sì, sì. Sua moglie ha 28 anni, quindi aveva 20 anni quando vi siete sposati, proprio, proprio ragazzini. Eppure, insomma, giovani e giovani. Giovani e giovani. Purtroppo il destino ci ha... Vabbè, ma il destino però si corregge anche. Però cioè, sì, no, sì. Non, ci vuole sempre perdere forza la nella certo. vita e crederci. Ecco, appunto, c'è chi ci crede, infatti, e chi combatte contro questa malattia rara, insieme a Mariella. Come avete sentito alle parole del professor Genovesi, queste malattie poi si chiamano rare, ma rare non sono affatto. E chi combattendo riesce a vivere quasi una vita normale, come quello che è successo a Sara. Ecco la sua storia. I can fly. Questi scenari straordinari sono paradiso necessario per Sara, 35 anni e una malattia rara che l'aveva ridotta in schiavitù. Qui ho ripreso a vivere, a differenza di casa, che non posso mai uscire. Qui ho ripreso ad avere... una vita per me normale, ecco, ho ripreso a frequentare le persone, ho ripreso a passeggiare per le strade. L'MCS, sensibilità chimica multipla, è una malattia genetica ancora poco conosciuta. I malati a contatto con sostanze chimiche sviluppano reazioni violentissime. È stato un dono venire qui a San Candido. Come è stato un dono riscoprire tutte queste piccole cose che fanno parte del quotidiano di una persona, perché io comunque ho provato a non riuscire a bere, a non riuscire a mangiare, e adesso io quando bevo un sorso d'acqua veramente me lo gusto. Il suo calvario comincia verso i 18 anni. Lei è parrucchiera e molto creativa. Apre un negozio in provincia di Bergamo dove vive. Diventa in breve indipendente, ma presto arrivano dolori ai quali nessun medico sa dare una spiegazione. Le prime crisi respiratorie che la costringono a continue corse in ospedale. Guardando la TV abbiamo visto una trasmissione con una malata di MCS e ci siamo accorti, io e mio figlio, che aveva gli stessi sintomi. Sua madre, Fiorenza, vive con lei e assolve a tutte le necessità che comporta una patologia così grave. La prima cosa che si perde è il lavoro, quindi si perde l'indipendenza. Dopodiché si perdono quelle piccole cose che fanno parte appunto del quotidiano, come potersi lavare con prodotti tipo il sapone o lo shampoo. Si può vestire soltanto di materiale naturale. Anche gli altri si devono adeguare a te, cioè chi vuole far parte della tua vita si deve per forza adeguare a te. Fortunatamente Sara ha potuto contare sulla solidarietà di tante associazioni del suo paese, Calusco d'Adda, e del comune, che le ha garantito l'affitto per un anno, ma soprattutto sugli affetti più cari. Mio fratello ha dato il 100%, ha cominciato a fare servizio sulle ambulanze in modo di potermi dare anche i primi soccorsi nel caso avessi necessità. L'incontro con il professor Genovesi, specialista di questa rara patologia, ha cambiato il corso della sua vita. Da 2 anni ha un blog nel quale condivide la sua esperienza con altri malati di MCS e sta scrivendo un libro con una giornalista che spera di pubblicare a breve. Io non la considero una disgrazia questa malattia, la considero un'opportunità. Mi ha dato la possibilità di rendermi utile, di rendermi utile per tanti aspetti, senza contare che comunque io sono un campanello d'allarme anche per le persone normali, perché comunque vuol dire che c'è comunque qualcosa che fa male a tutti. Bisogna comunque cercare di cambiare in qualche modo il nostro modo di vivere, cercare di essere più ecologici, essere più naturali. A dimostrazione del fatto che di raro c'è poco in questa malattia, sono almeno 2 milioni di persone, diceva un poc'anzi il professor Genovesi, che soffrono di questa malattia in forma più o meno acuta nel nostro paese. Ci è arrivata un'altra segnalazione da Gianna, dal nostro sito www.lavitaindiretta.rai.it. Gianna si chiama la signora, dice: io non posso fare le cure perché non ho soldi da parte, perdo il lavoro in banca perché non riesco più ad entrare in ufficio, la regione Lombardia non riconosce la mia malattia, non mi danno la pensione, non ho lavoro, non ho cura, che faccio? È un bel problema. Senta, la storia di Sara che abbiamo visto prima, che è anche una sua paziente, mi fa venire in mente però una cosa: ma come mai Sara si può curare qui in Italia e Mariella deve andare a Londra? In effetti Sara ha fatto una scelta coraggiosa, che è quella di andare da una città in un piccolo paese di montagna. Perché è un problema allora di inquinamento atmosferico, anche questo. È un problema di inquinamento, al di là del fatto che ogni paziente è un paziente a sé, ci certo, sono diversi livelli di gravità. Certo. Però sicuramente arrivare a fare delle scelte così radicali, arrivando a vivere in un paese ecologicamente idoneo, questo riduce molto certo. il problema, indubbiamente. Giuseppe, io so che c'è una
una specie di ultimatum, diciamo, che il tempo scorre troppo velocemente. Mancano pochi giorni, poi lei deve pagare delle cose, giusto? Sì. Ci sono dei debiti da pagare, dei conti da saldare. Sì, 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 sì. Proprio qualche oretta fa mia moglie è stata chiamata dall'amministrazione da Murtazza, sarebbe il ragioniere della contabilità del Brexpir, dove giustamente le hanno chiesto di pagare il conto. Di pagare il conto, perché lì dobbiamo capire, siamo in Inghilterra. Hanno delle procedure, delle idee diverse dalle nostre italiane. Giustamente ottiene il servizio. Il preventivo era di 20.000 sterline. Che sono circa 25.000, 28.000 euro. 25.000, 24.000 euro. Euro più, euro meno, sì. Sì. Senta, Mariella, io volevo salutarla e intanto farle sentire il calore del nostro pubblico. Noi siamo sicuri che una soluzione si troverà. Certo che lei, ecco, questo è il saluto del nostro pubblico. Io sono convinto che chi ci segue da casa magari si metterà in contatto con noi. Noi faremo mettere in contatto con suo marito per cercare aiuti, forme d'aiuto ulteriore. Certo è che lei non se l'immaginava di imparare l'inglese così, immagino, no? No, sinceramente no. Ecco. Speravo di non impararlo. No, noi le auguriamo di continuare a imparare l'inglese, ma a casa, nella bella Ragusa, dove lei vive. In bocca al lupo, grazie di essere stata con noi, grazie a tutti i nostri ospiti. E abbiamo ancora negli occhi, cambiamo argomento, abbiamo ancora negli occhi le immagini della fuga di Maurizio Rigamonti col figlio Leonardo, lo ricorderete tutti, di 8 anni, e ci troviamo adesso di fronte a una storia, un'altra storia dolorosa di figli contesi. Sabato scorso, dopo una fuga durata